Allora amici e benvenuti, a inizio anno gennaio 2018 ho fatto un video in cui vi raccontavo quelli che secondo me sarebbero stati per quest'anno che si sta per concludere i principali trend tecnologici, quindi del 2018, e voglio fare lo stesso anche quest'anno, ovviamente parlando di quelli che saranno nel 2019 i principali trend tecnologici che ci accompagneranno. Prima però, per quanto riguarda il 2018, avevo citato 5 trend particolari. Ci avevo parlato delle criptovalute, dell'intelligenza artificiale, della smart home, della realtà virtuale e degli assistenti vocali. Ecco, devo dire che probabilmente per quanto riguarda l'IA, cioè ormai definita intelligenza artificiale, ci ho beccato perché abbiamo oramai passato mesi ad essere, devastati da tutte le campagne marketing dei vari produttori che ci infilavano l'intelligenza artificiale un po' ovunque, quindi sotto quel profilo effettivamente è stato un trend del 2018. Sicuramente vale lo stesso per gli assistenti vocali, c'è stato il boom ovviamente nel 2018, soprattutto nella fine del 2018 con l'arrivo degli Echo, dell'assistente vocale Alexa, e mai come nell'anno che si sta per concludere la smart home è entrata così tanto nelle nostre case, ovviamente è molto legata all'argomento degli assistenti vocali. Per quanto riguarda invece le criptovalute e la realtà virtuale è stata un po' più freddina rispetto a quello che immaginavo. Ovviamente tutto il mercato delle criptovalute ha avuto un'accelerazione nella prima parte dell'anno per poi crollare proprio vistosamente in pochissimi mesi e uscire completamente dai radar della cronaca, mentre per quanto riguarda la realtà virtuale sì, ci sono state delle novità, però in realtà quel mercato non è decollato e ancora non sta decollando. Veniamo quindi al 2019, l'anno in cui stiamo entrando. Quali saranno appunto i trend? Beh, il primo che mi sento di dire è quello degli assistenti vocali. Google Home e ovviamente Alexa di Amazon non solo continueranno ad evolvere, non solo continueranno a moltiplicarsi in più dispositivi e molti di questi inizieranno a avere anche un display, uno schermo, secondo me. Non solo comunicheranno con la voce, ma inizieranno molti di questi a comunicare anche visivamente, un po' come succede oggi con l'Echo Spot, che mostra questo connubio tra l'assistente vocale, quindi appunto con la voce, è anche qualcosa di visivo. Secondo me appunto ce ne saranno sempre di più basati su questo connubio. E sulla falsa riga di quanto appena detto, inizieremo a avere gli assistenti vocali con buona pace di tutti voi, che io lo so che siete tanti che li odiate per qualche motivo che non conosco, perché secondo me la maggior parte di voi, non offendetevi, che comunque parla e dà dei giudizi su questi assistenti vocali, non li hanno mai provati prima. Comunque, con buona pace, inizieranno a essere presenti un po' ovunque, anche in altri dispositivi che fino ad oggi appunto non li includono. Primo tra tutti le TV, alcune sono già state annunciate e mi aspetto che tutti i produttori, veramente se non tutti quasi, integreranno nelle loro nuove linee di TV gli assistenti vocali, così come oggi li conosciamo unicamente appunto sugli smart speaker. Quindi mi sa che, volente o nolente, come si dice, dovrete beccarveli in qualche maniera. Per quanto riguarda invece i dispositivi mobile, quindi smartphone prima di tutto, in realtà non mi aspetto un granché di novità e forse l'elemento principale che troverà discussione nel corso del prossimo anno saranno gli schermi pieghevoli, quindi qualche dispositivo che inizierà appunto ad adottare questa nuova tecnologia di schermi flessibili, avvolgibili, quindi non più piatti o poco curvi, ma qualcosa di un pochettino più consistente come forma, come curvatura. Non mi aspetto però che esploderanno nel mercato degli smartphone, ma piuttosto i primi dispositivi che adotteranno su prodotti reali e realmente utilizzabili questa tipologia di tecnologia saranno dei notebook o una sorta di ibrido tra notebook o tablet. Comunque sarà quello, secondo me, il mercato che vedrà un'implementazione prima di tutti gli altri. Ritagliamo uno spazio anche per l'hardware, mentre l'anno scorso è stato un pochettino più generico. Ovviamente ci aspettiamo la terza generazione di processore AMD Ryzen e sicuramente le schede grafiche AMD, una nuova linea di schede grafiche rinnovata che potrà
andare ovviamente a confrontarsi contro le Nvidia attuali. Probabilmente AMD sarà quella che porterà più novità sotto questo punto di vista durante il 2019. Non mi aspetto invece particolari novità da Intel, ovviamente nuovi refresh di CPU, nuovi SSD, ma nulla di, come dire, così epocale. Per quanto riguarda le schede grafiche discrete di Intel, bisognerà ancora aspettare come minimo il 2020. Probabilmente qualcosa vedremo durante il 2019, ma saranno sempre, come dire, sample concept più avanzati, più vicino alla realtà, ma niente di definitivo. Quindi succederà che ne parleremo ogni tanto, ma non ci saranno grandissime novità. E lo stesso devo dire che varrà per Nvidia. La linea di schede grafiche RTX ha praticamente preso banco durante questi ultimi mesi del 2018, quindi per quanto riguarda il 2019 sì, mi aspetto che queste RTX arriveranno all'interno dei prodotti mobile, notebook prima tra tutti, però appunto nessuna, anche in questo caso, novità in grado di parlarne per mesi o cambiare comunque quello che è il panorama attuale. Aggiungo quindi qualche altro trend più generico tecnologico che prenderà banco nel 2019 e riprendo nuovamente la blockchain, ma non intesa come tutta l'infrastruttura per andare a creare le criptovalute, bensì la blockchain come tecnologia, quindi tecnologia che potrà essere adottata in quelli che sono delle aziende, quindi dei processi aziendali, per le amministrazioni, per la logistica, insomma tutto il campo business delle aziende inizierà a adottare la blockchain come soluzione di efficientamento per quelli che sono i vari processi. Abbiamo già visto nei mesi, negli anni passati, alcuni piccoli esperimenti e secondo me alcuni di questi esperimenti inizieranno a diventare realtà appunto nel 2019. Credo che poi ovviamente il 5G finalmente, dopo che ormai è un anno e mezzo che ne parliamo, anche in questo caso nel 2019 diverrà realtà. Ovviamente 5G non significa solamente la connettività per lo smartphone a velocità superiore, bensì tutto quello che rappresenta il 5G è legato a doppio triplo nodo con il mondo dell'IoT, delle smart city e dei big data in generale. Magari approfondirò appunto l'argomento di cos'è realmente il 5G in un altro video. E infine chiudo con l'eSport, Electronic Sport. Io credo veramente che appunto questo sarà l'ultimo trend che farà da padrone nel 2019, perché abbiamo visto l'evoluzione delle sport, quindi i ragazzi che giocano come lavoro. E sì, guadagnano da vivere giocando, so che per molti è una bestemmia, me ne rendo conto, però è diventato qualcosa di veramente importante e di riconosciuto. Ormai tutti ne scrivono, tutte le aziende se ne sono rese conto che questo è un mercato reale. Non sono solamente quattro ragazzini che si divertono a fare un torneo online, ma è qualcosa di grande che sarà sempre più grande e probabilmente proprio il 2019 sarà l'anno dell'esplosione che incoronerà appunto in generale il mondo dell'eSport come un qualcosa di reale, di vero, di grande e di importante. Gli amici vi ringrazio, chissà se anche quest'anno ci avrò azzeccato, insomma, con quelli che sono i trend principali, chiaramente lo sapremo fra un anno. Io nel frattempo vi ringrazio per avermi seguito, come sempre, anche in questo video. Vi raccomando, è importante, iscrivetevi, lasciate un mi piace e condividete questo video. Noi ci vediamo nei prossimi giorni e ci vediamo per tutto il 2019 con un sacco di altri video. Grazie ancora.